è arrivata la firma che segna la prima importante tappa del grande progetto definito Treviso Area Metropolitana, siglato da Provincia di Treviso, Comune di Treviso e Fondazione Cassamarca. Nel corso dell'incontro il presidente Muraro ha ringraziato in particolare l'onorevole Dino De Poli, presidente di Fondazione Cassamarca, e il suo staff tecnico, nonché il sindaco di Treviso Giampaolo Gobbo, e tutti i tecnici della provincia di Treviso, guidati dal direttore generale, dottor Carlo Rapicavoli. Si è concluso proprio ieri da notaio l'accordo di programma sottoscritto tra Fondazione Cassamarca, Provincia di Treviso e Comune di Treviso, sottoscritto il 27 luglio del 2007, il quale prevedeva la cessione di immobili, prefettura, questura, ex tribunale in Piazza Duomo, in un risico immobiliare per definire l'area agropolitana della Provincia di Treviso, che si presenterà con questo accordo come area promotrice di grandi iniziative culturali ed universitarie a livello veneto. Nel territorio della provincia di Treviso operano 13 organismi di formazione che erogano corsi triennali a giovani in assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione. Ogni anno vengono attivati su tutto il territorio provinciale all'incirca 123 corsi di formazione di primo, secondo e terzo anno, con 2.300 ragazzi frequentanti in età dai 14 ai 18 anni. La provincia di Treviso gestisce in proprio due sedi formative a Lancenigo e a Vittorio Veneto, con 27 corsi attivi. La formazione personale è una leva del percorso istruttivo che è una leva d'eccellenza, perché permette ai ragazzi di frequentare un corso tecnico che dopo 3 anni li manda immediatamente al mercato del lavoro, perché nonostante siamo in un forte periodo di crisi le aziende richiedono questi ragazzi. L'altra cosa importante di questi tipi di percorsi è che servono anche a rimotivare i ragazzi, nel senso che proprio per la manualità, proprio per l'inventiva di questi ragazzi frequentano la scuola con maggior voglia di fare e a volte riescono anche a superare problemi di apprendimento ma anche problemi familiari, e quindi un grazie soprattutto agli insegnanti che fanno un'opera non solo di insegnare la tecnica ma fare anche l'insegnamento di vita a questi ragazzi.